buongiorno a Carlo Cioffi, direttore commerciale di Sile. Buongiorno Carlo. Buongiorno Giancarlo. Allora, ci troviamo dopo un bel po' di tempo, mentre il mercato avanti si è evoluto e tu sei più che mai in sella per gestire l'attività commerciale di Sile. Sei contento? Sì, è un momento molto particolare perché a oggi il mercato ci ha già delineato quali sono le linee guida anche per il prossimo anno e ora abbiamo sicuramente molta più chiarezza rispetto agli anni precedenti sul da farsi. È chiaro che la situazione è molto complessa, c'è un'aggressione da parte del mercato dell'importazione, c'è un'aggressione da parte del mercato over the counter, pertanto l'azienda si sta strutturando con la nuova organizzazione, come hai già potuto vedere, per rilanciare sia a livello di immagine, quindi per contrapporsi un pochino a tutto quello che è il livello di comunicazione che c'è attualmente sul prodotto, e sia sulla parte tecnico-strutturale, quindi sulla parte della normativa vigente su determinati prodotti, sia per l'esterno che per l'interno, sia per il mercato italiano che per il mercato internazionale. Ecco Carlo, però prima che ci addentriamo nei fatti specifici di Sile, che sono quelli che più ci interessano, ti chiederei una piccola visione dall'esterno, sarebbe sbagliato dire, una piccola visione globale del mercato, perché sappiamo che nel 21 e nel 22 si sono stappate parecchie bottiglie di champagne nel mondo elettrico, tante, forse troppe anche, ci si è ubriacati, mentre so benissimo che nel 2023 battere i risultati di chi ha fatto tanto bene prima, come nel calcio, insomma, è difficile, è complicato, e quindi ti chiedo intanto qual è la tua analisi dell'andamento del mercato e poi ti chiedo in questa analisi come si inserisce Sile. Beh, allora, innanzitutto il mercato sicuramente ha impattato su alcuni settori e sicuramente non su altri. L'illuminazione è stata forse quella che ha avuto una risultante più passiva rispetto agli altri mercati, semplicemente perché l'impatto sul 110% sicuramente ha impattato più magari sul mercato del termoidraulico, sul mercato delle rinnovabili, sul mercato del cavo e della bassa tensione principalmente, mentre l'illuminazione è rimasta sicuramente un pochino indietro. Ed ecco perché il problema principale da analizzare per quanto riguarda l'illuminazione è quali sono le modalità di vendita del prodotto di illuminazione. E questa è stata una domanda molto molto complessa da dare una risposta. Però ad esempio, pochi mesi fa ho intervistato Paolo Ferrari dal Comune di Ferrari e lui mi diceva c'è un paese che è da rifare elettricamente parlando. In questo contesto anche l'illuminazione ha il suo, un suo perché. No, assolutamente sì, ma parliamo di residenziale, parliamo di terziario, parliamo di illuminazione pubblica. Ce n'è molto da fare ed ecco perché le aziende si devono strutturare sia nel rispetto delle normative vigenti, faccio l'esempio l'inquinamento luminoso, okay, certo, per quanto riguarda gli apparecchi d'esterno, ma anche la sicurezza, per dire, ma anche la sicurezza, illuminazione d'emergenza fondamentalmente. Questo però cosa comporta? Comporta che un'azienda di produzione debba evolversi anche in quel senso, quindi le sei persone che sono all'ufficio tecnico in ricerca e sviluppo devono chiaramente supportare le vendite sulle varie fasi di richiesta del mercato. Ed ecco perché è importante che un'azienda di produzione italiana, perché dobbiamo questo sempre ricordarlo, può differenziarsi da un mercato abbastanza flat. Quindi c'è un'offerta abbastanza flat di prodotto, il prodotto di illuminazione made in Italy probabilmente può rigenerarsi e crescere solo nel momento in cui ha una proposta differente, anche appunto per quanto riguarda le nuove normative che stanno anche arrivando, perché ci sono delle normative internazionali che attualmente non sono in vigore ma sono molto ben viste anche dal mercato estero. Considerando a 360 gradi l'offerta dell'illuminazione, voi quanto pensate di coprire con i vostri cataloghi tutta la possibile richiesta? Questo è una domanda alla quale io posso rispondere con... Ho due risposte principalmente. Uno è
quanto vale il mercato italiano dell'illuminazione, e questo comprende anche un mercato con prodotto over the counter del quale noi non abbiamo accesso. Io le posso dire che noi abbiamo intenzione di prendere circa il 4% del market share per quanto concerne l'illuminazione professionale. Detto che nell'ultimo anno, vista la decrescita dei numeri sull'illuminazione, dovremo un attimino andare a capire quali prodotti professionali verranno aggrediti dal mercato asiatico, perché a oggi già alcuni prodotti che noi abbiamo in gamma, che reputavamo dei prodotti altamente professionali, sono già stati aggrediti, al quale comunque stiamo cercando di rispondere con tutte le nostre forze. È chiaro che piano piano ci saranno dei prodotti che usciranno dal mercato del professionale, ne entreranno altri. Senti, già la parola mercati l'hai introdotta tu. Tu sei il direttore commerciale, ti muovi prima di tutto in Italia, ma diciamo che hai assoluta libertà di fare quello che vuoi, sostanzialmente quello che è il bene dell'azienda. Però ecco, allora raccontami un po' quali sono questi mercati sui quali il SIDE si muove. Beh, sicuramente noi abbiamo un mercato del retail che per noi è fondamentale e che ci dà anche la sostenibilità a livello economico per sostenere tutti gli investimenti che stiamo facendo. Sicuramente c'è un mercato estero che è in via di sviluppo, specialmente nel Middle East, quindi tutta la parte Emirati Arabi, eccetera. E poi c'è chiaramente il mercato della distribuzione, che per noi ancora oggi è fondamentale ed equivale al 50% del fatturato dell'azienda. E per come si è evoluto per come si è evoluta la distribuzione italiana nel recente passato, tutto questo può servire di più e meglio alle vostre ambizioni? La distribuzione italiana si è delineata in questo tempo. Ci sono state delle acquisizioni, quindi degli accorporamenti di ragioni sociali per le varie acquisizioni appunto fatte. Che cosa hanno portato in più? Hanno portato sicuramente specializzazione, ed era quello che noi ambivamo ad avere, cioè ad avere degli specialisti dell'illuminazione all'interno del punto vendita del distributore di materiale elettrico. Per questo noi siamo molto soddisfatti dell'evoluzione della distribuzione del materiale. Quindi più matura, più professionale e più internazionale, possiamo dire, siamo più vicini ai modelli europei? Sicuramente sì, vedendo attualmente quello che sta succedendo nei mercati esteri, probabilmente ci stiamo avvicinando probabilmente a quello che è una politica di specializzazione che già in Nord Europa è già abbastanza sviluppata. Quello che ci fa piacere che gli specialisti di illuminazione stanno aumentando e c'è, mi sembra, anche forte ricerca da parte del distributore di materiale elettrico di trovare persone qualificate proprio per questi ruoli qui, ai quali noi possiamo sicuramente proporre i nostri prodotti. Bene, e quali sono le azioni allora che il direttore commerciale si inventa oppure cui pensa per vincere la battaglia che gli deve portare alle percentuali che tu hai citato prima? Beh, sicuramente non è una questione di direzione commerciale, qui stiamo parlando di una condizione azienda SIDE SPA che si deve strutturare per sostenere quello che sono le richieste del mercato e delle vendite. È chiaro che il nostro nuovo team è probabilmente molto qualificato per poter sostenere questa situazione, ma sicuramente noi dovremmo sicuramente chiudere un quarto trimestre in maniera importante. Siamo già praticamente in linea con il budget e i numeri che ci siamo dati per il 2023, l'azienda ha raggiunto la sua sostenibilità. Quello che deve essere importante è che tutto il team, tutta l'organizzazione deve essere preparata a un 2024 molto impegnativo, dove chiaramente l'evoluzione dei prodotti deve corrispondere all'evoluzione del mercato. Io vi seguo da alcuni anni e mi sembra che in questi anni la squadra sia andata formandosi, aggiungendo dei pezzi che sono delle persone, ovviamente. Ti chiedo, ora la squadra è completa? Non ancora.
Non ancora perché abbiamo la necessità di introdurre figure professionali all'interno delle vendite che vadano chiaramente a supporto delle agenzie e a supporto degli specialisti di illuminazione del distributore di materiale elettrico e per fare questo dobbiamo centrare le figure. E ti dirò, attualmente non è semplicissimo. Quindi per te è più facile vendere prodotti che trovare collaboratori? Il mercato ha domanda e offerta. Ora, attualmente ancora siamo posizionati a livello di prezzo correttamente e abbiamo sicuramente dei clienti ai quali riusciamo a mantenere comunque una fase di fatturato costante. La sfida chiaramente più grande è quella di non solo sviluppare fatturato, ma dare anche un seguito, una continuità a un'azienda che comunque ha 40 anni di storia. Certo, comunque dal punto di vista responsive vi sentite pronti alla battaglia? Siamo assolutamente pronti e stiamo utilizzando questo tempo per sicuramente sviluppare qualcosina di più e quindi essere sicuramente pronti per il mercato italiano, ma lo ripeto, anche per il mercato estero. Senti, per concludere, il vostro direttore generale mi ha parlato di piano triennale prima di tutto. Ecco, ma io a tradimento gli ho chiesto, ma va bene 3 anni, ma siamo nell'autunno del 2023, da qui alla fine dell'anno, da qui ai prossimi 6 mesi, quali sono le cose principali su cui vi vedremo impegnati? Beh, ci vedrete impegnati prima cosa sulla presentazione di tutte le nuove gamme e tutte le nuove famiglie di prodotto, e questo è E fondamentale. quali sono? Il direttore commerciale ci svela questo segreto? Ma assolutamente sì, noi Non è un segreto. abbiamo pensato di ampliare quello che è l'offerta sul discorso retail, quindi abbiamo dei nuovi apparecchi per utilizzo per l'illuminazione del retail, addirittura con dei prodotti con UGR inferiore a 10. Quindi proprio per il discorso del supporto del retail e stiamo sviluppando tutta quella che è la gamma, ne avevo parlato nell'intervista precedente, tutta quella che è la gamma dell'esterno. Abbiamo visto che per mantenere una quota sull'esterno c'è bisogno, la richiesta del mercato è l'affidabilità del prodotto. Noi abbiamo combinato l'affidabilità del prodotto a un prodotto made in Italy, quindi con tutto quello che ne comporta, cioè un'assistenza continua, un ufficio qualità con quattro dipendenti che possono permettersi di analizzare il prodotto nel momento in cui viene rilevato un danneggiamento del prodotto per dirci e supportarci e al limite intervenire con riparare il prodotto, perché questa è una cosa che probabilmente i prodotti di importazione non possono dare. Un prodotto italiano all'interno di uno stabilimento italiano può essere analizzato e anche riparato. Ho capito. Senti, per poter fare il tuo lavoro tu hai bisogno di supporti e in questo senso, adesso poi ne parleremo con la diretta interessata, hai un valido aiuto in una sezione marketing di SIDE che farà più che in passato il proprio dovere, il proprio compito. Beh, se forse devo pensare a un comparto dove eravamo un pochino deficitari, probabilmente è il marketing. Questa è un'azienda, io la definisco una scatola piena, cioè è un'azienda a chilometri zero, a filiera corta, ha uno stabilimento di verniciatura di proprietà, all'interno dello stabilimento di verniciatura ha una parte di tornitura delle parabole, riusciamo a fare delle metallizzazioni particolari. Abbiamo una fonderia dove ci fondiamo il binario, dove ci fondiamo i nostri prodotti. Abbiamo uno stabilimento di assemblaggio materiale, sei persone all'ufficio qualità e ricerca e sviluppo, sala con fotoniometro, sala dove attestiamo i prodotti in IP e sale a temperatura controllata. E appunto io la definisco una scatola piena, cioè un'azienda completa. Dove probabilmente peccavamo era come trasferire il messaggio esterno di un'azienda italiana che ad oggi produce ancora in Italia. E poi tra l'altro avete anche rifatto le showroom interne Assolutamente. ed esterne. Poi ne parlerai sicuramente con la responsabile del marketing, abbiamo finanziato una ristrutturazione completa per quanto riguarda
le showroom per fare cosa? Nient'altro che per invitare i responsabili del settore per fargli vedere le potenzialità dell'azienda. E anche questo è un passaggio necessario se abbiamo la necessità di divulgare il nostro messaggio verso i responsabili di illuminazione della distribuzione del materiale elettrico. Bene, Carlo, mi sa che il futuro, da quel che hai delineato, ti vedrà molto meno rilassato di quanto sei stato in questa intervista e un po' più di corsa, vero? Sì, assolutamente sì. E allora, buon lavoro, buona giornata e a presto. Giancarlo, grazie mille. Buona giornata anche a te.